Oggi ci abbiamo, vieni che mi sento da solo. Lui è la persona che si occupa di risolvere i problemi a distanza delle comunicazioni con i pazienti durante il percorso, diciamo, di guarigione e anche poi dopo l'intervento, ed è Oleg. Quanti problemi risolvi al mese? Una media. 30-40. 30-40 problemi al mese, ok. Capita mai che si rompano i denti definitivi? Sì. Sì? A volte sì. Uff, il paziente pensa che c'ha i denti indistruttibili, ok, e quindi che c'ha i denti in titanio. Oggi facciamo un test, ok, parliamo un attimo, sfatiamo i miti, perché i problemi si risolvono prima che si crea il problema. Cioè, questa è la mia filosofia, nel senso, se io evito che ci sia un problema è molto più facile da risolvere, perché non c'è, ho già risolto. Prevenire è meglio che risolvere. Ok, quali sono i problemi per tua esperienza che hai con i pazienti che rompono? Parliamo solo di definitivi. Quali sono in genere i problemi che tu vedi? Mi hai mandato già delle fotografie che metto ora qua dietro a monitor. Questi sono provvisori. Ok. Vabbè, questi sono provvisori in resina, quindi sono dei denti molto fragili. Praticamente sono dei denti che sono di più estetici che funzionali, perché fanno soltanto, servono come a guarire i tessuti moli. Voce. Quindi bisogna stare molto cauti, bisogna con i provvisori, bisogna tagliare al mangiare due volte clang e mandarlo giù. Okay. Soltanto per estetica, non bisogna pensare che sono dei denti, come ho detto prima, indistruttibili. L'alternativa ai denti fissi provvisori qual è? Questa qua, la dentiera mobile. O l'una o l'altra. Solo che il paziente quella non la vuole. Ah sì. Quella non la vuole, cosa vuole? Vuole i denti fissi avvitati, per esempio questi. Vedete, ci sono i fori, devono essere avvitati. Però sentendoli fissi avvitati, cosa fa il paziente appena torna a casa? Strappa, mangia, morde. Perché c'ha fame, non ha mangiato tanti anni, ora li sente avvitati, ma non capisce che sono dei provvisori. Passateveli pure, sono dei denti che non sono denti naturali, non c'entrano nulla con i denti naturali. Questi sono degli altri, per esempio, ok? Sempre plastica questa. Questa è plastica, passateveli, ok? Sono denti di plastica. Quello che succede sono poi che ci mandano la fotografia e ti dicono stupore. Cosa devo fare? No, e intanto perché si sono rotti? È di notte. Mangiano di notte, perché mangiano di notte loro. Si svegliano i denti. Di notte. Vabbè, se si rompono non è che dice colpa mia. Certo che non è colpa sua. Colpa nostra? Di dottor Palma. Sempre colpa di dottor Palma se si rompono. Dove, chi è che c'ha i denti provvisori? Chi è che ce li ha in mano ora? Lei, vieni, portali qua. Allora, inquadra, siamo live, Eugen, siamo live? Da? Live? Ok, mettiti qua pure, di fronte alla camera, inquadriamo. Diamo ora gli attrezzi del mestiere del paziente che rompe i denti di notte. Allora, devi procurarmi una rottura come questa che vediamo qua a monitor. Quindi con le pinze proviamo a rompere i denti. Via, 3, 2, aspetta, cronometro. Aspetta. Mettiamo il cronometro. Alarm, stopwatch, 3, 2, 1, via. Ok, rompiamo i denti, rompiamo. Ok, scheggiato, vai, rompine un altro. Com'è questa? Non è facile. Non è facile. Forte. Okay. Ci mangia un bue. Vai, un altro. Questi sono provvisori? Sì, questi sono provvisori, questi sono provvisori. Ok, rompi quello, i canini si rompono. Tutti. Vai. Più questi centrali, incisivi e i canini. Incisivi e canini, sono sempre quelli che si rompono. Dai, che siamo quasi a un minuto, quello non riesci. Non esce proprio. Vediamo questo. Vai, proviamo. No. Niente, ci vuole un osso di coniglio o di gallina? Di no, più. Ci vuole un osso di bue. Esagerato. Forte. Ok, adesso
andiamo con dei denti invece definitivi in metallo ceramica, per esempio. No, aspetta, c'era un ponticello. Zirconio, rompi lo zirconio, vai. Prova a rompere lo zirconio. Vediamo se rompe lo zirconio. Scivola. Scivola. Scivola, non si rompe? Mm. No, no. C'avevo il martello, vai, proviamo col martello, proviamo col martello, vai, vai, vai. No, no, a mano, e mica c'hai il tavolo. Non c'hai il tavolo quando mangi, a mano, vai. Ma non è che... Vai, 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 stop. Ok, cosa abbiamo scoperto? Se notavate, Iana stava dando dei colpi dall'interno verso l'esterno, ok? Anche lo zirconio si rompe. Ok, abbiamo scoperto che anche lo zirconio si rompe. Sì, con questo però insomma, proviamo il metallo ceramica, vediamo se il metallo ceramica si rompe. Sempre dall'interno verso l'esterno. Il teschio si... Vai, inquadra. Parte sulle dita. No, non va questo. Questo non si rompe. Porti. Non fa male. Dimmi se ti do sulle dita. A testate. No. Niente, la Iana deve andare in palestra. No. Cosa? Deve andare in palestra. Che Iana? Quindi, rotto? No, no, per niente. Niente, non si è rotto questo. Ma appena qua c'è un'incrinatura. Dai, via. Allora. Allora, andiamo, scorriamo le fotografie che Oleg mi manda. Ok. Ok, questa è una metalloceramica, per esempio. Ve la metto... Ok, paziente stupefatto, si sono rotti i denti, scheggiatura laterale, ok, questo è un classico paziente che strappa il cibo, però non strappa la fettina di pollo, sicuramente, per arrivare a questo livello, ok, ci abbiamo in bocca delle simulazioni di denti, ma non sono denti, sono in più avvitate fisse su degli impianti che non sono ammortizzati. Se si arriva al dente rotto, ok, non è perché il materiale è sbagliato, ma perché non si è fatta la prevenzione. E qui arriviamo ora alla soluzione del problema. La soluzione del problema, avete già capito che non è dopo il problema, ma è prima del problema. Educazione all'alimentazione. Il paziente che ha una simulazione di un arto, che ha una simulazione di denti, che ha una simulazione, per esempio, che ne so, della... Parliamo di arti, per esempio. Ci sono delle cose che non potrà più fare in vita sua. Con i denti naturali puoi fare delle cose, ma anche lì è meglio non farle, con i denti naturali. Tra queste cose c'è appunto strappare. Noi ci rendiamo sempre conto quando vediamo il paziente se il paziente ha strappato. Innanzitutto in genere le rotture a strappo sono sempre da canino a canino, ok, nella parte anteriore, ok, uno strappa davanti. Quando strappa il paziente vediamo rotture che sono a becco di flauto, si chiamano, per esempio questa. Questa è una rottura a becco di flauto, vedete che dietro è più alta la porzione, davanti la rima di frattura va a scendere. Per quale motivo? Perché qua ho creato una rottura a becco di flauto prima in clinica, se ve la passate, qua su questo canino, vedete, quella è una classica rottura da strappo. Noi possiamo fare anche la balistica guardando la scena del crimine e capire cosa è successo. Poi siamo furbi, perché uno può dire sì, ma vada a digrignare e quindi si sono rotti. Noi tutti i denti da canino a canino, quando uno chiude, in statica, non toccano. Ok? Sono leggeri, si va a dare il carico nelle porzioni dietro, da premolari a molari. Se si rompe per digrignamento, quei denti che troveremo rotti sono i posteriori. In percentuale quanti sono i denti rotti posteriori? Sono pochi. Pochissimi. Andrei dice zero, dottor Andrei. Tutte le rotture che abbiamo sono sempre foto come queste, fotografie come queste. Ok, questi per esempio sono provvisori, questo... Questo che denti sono? Questi sono un canino, vedete? Ok. Che tipo di rottura è questa? A becco di flauto. Ok. Quello è un dente che strappa. È un paziente che strappa. Ci dirà che strappa? No. Ti dirà che ha rotto il dente di? Notte. Di notte. Ma in allora chi mi ha? Mangiando la banana.
Mangiando, il problema è tutto quello che ha strappato prima, cioè si arriva al cedimento strutturale quando è stato sollecitato per tanto tempo. Non vi sembrerà, ma io sto in questo momento, anche Oleg, stiamo risolvendo problemi, perché stiamo facendo informazione, con immagini, facendovi toccare le cose, e quindi memorizzerete per sempre in maniera traumatica questo concetto. Per evitare di fare movimenti strani con la masticazione. Con la masticazione. Il paziente com'è che mangia con le simulazioni in bocca? Coltello e forchetta. Bravissimo. Non mangia forchetta e denti, c'ha il coltello. Il coltello è il miglior amico per evitare queste cose. La carne non è che non si può mangiare, si può mangiare, ma va tagliata col coltello, non va strappata. Questa è una rottura invece da errore occlusale, ok? Sovraccarico occlusale, questo ha portato alla rottura. Ma è diversa questa rottura dall'altra. Queste sono rotture da strappo. Abbiamo fatto anche, proviamo a rompere per esempio un PMMA. A un certo punto noi abbiamo anche cambiato i tipi di... Provate a rompere questo. PMMA è un PVC. Praticamente è un PVC, il PMMA. Queste sono delle altre protesi di seconda generazione, sempre provvisorie, parliamo di protesi provvisorie. Vediamo qua, proviamo a inquadrare. È difficile che queste si rompano a becco di flauto perché sono dei monoblocchi, vedi che è un unico materiale, non ha due componenti, resina e dente. Cioè, ma il cibo non ha questa durezza così. Stai con pinze d'acciaio. Ah, appunto. Ok. Il cibo massimo che si può mangiare con i denti artificiali è di durezza da 1 a 10, 7. La lasagna si può mangiare? Sì. Non penso che rompe la lasagna. Il pollo si può mangiare. No, ma mettiamo il caso, ecco, magari nella cottura, perché magari le ossa si sbriciolano, perlomeno la polpa si sbriciola, però anche le ossa se sono state tagliate male. Magari un osso può capitare che... Le torte possono rompere i denti, le torte? Ah, non di certo. Sì. Ci possono essere gusci di noci. Ah, certo. Fate molta attenzione a tutti i cibi che vengono fatti con le noci. Se non hai sensibilità ai denti, ti accorgerai che hai rotto i denti dopo che li hai rotti. Quindi la cosa migliore è sempre educazione all'alimentazione, parte dalla disposizione del frigorifero. O si può stare senza denti? Come Iana, ha le dentiere mobili che toglie la notte e non rompe nulla. Abbiamo provato ma non è stato piacevole. Ok, quando inizia quindi la risoluzione del problema? Innanzitutto dal prendere coscienza, quindi fare delle lezioni come questa dove facciamo vedere che sono denti artificiali. Poi dalla organizzazione, una volta che si torna a casa dovrete evitare di rompere le scatole troppo agli altri, nel senso il problema ce l'avete voi, non ce lo deve avere tutta la famiglia. Si fa un dipartimento, uno scompartimento nel frigorifero con le cose che si possono mangiare, tutti i cibi tabù si spostano, si levano da là. Saprete che alcune cose visivamente non si possono mangiare più, come per esempio la frutta che c'ha i semi, i dolci che ci possono avere contenuti di semi dentro, mandorle, insomma tutte cose che possono avere gusci. Quelle possono spaccare, per esempio, a produrre rotture come questa, ok? Questa può essere una rottura, per esempio, da noce, che è andata lì. Se il dente sotto non è più sensibile o ci sono impianti, te ne accorgi troppo tardi. Si passa al limite di flessione del materiale. Quando abbiamo invece rotture come questa può essere causata da una noce, una nocciolina. Questo è strappo, okay? Questa è proprio la bruschetta strappata o il pane raffermo un po' molliccio che strappi e alla fine arrivi a rompere, perché poi rompono sempre nella parte alta questi denti da strappo, che è la parte più rastremata, quella più sottile, no? A un certo punto c'è il perno dentro che mantiene. C'avevi una foto, un paziente che ha rotto questi, l'ho postata sul gruppo proprio, mi pare, sul gruppo riabilitazioni estreme della bocca. C'era un caso, andiamo sulla pagina, sul gruppo, di un metallo composito che abbiamo fatto che si è rotto. E che ti ha detto il paziente voleva?
Metallo ceramica. Ok, perché pensa che metallo ceramica non si rompe? La verità l'avete appena visto, che anche il metallo ceramica si rompe. Quello che io vi ho mandato a becco di flauto, ok, se noi gli diamo dei colpettini, tieni pure questo, guarda, tieni il microfono, ti faccio vedere. Questo è il metallo, un classicissimo metallo ceramica. Okay. Non è che il metallo ceramica è meglio, il metallo ceramica si rompe come tutti gli altri, ma non è che si rompe perché è metallo ceramica, si rompe perché io ho dato un colpo. Ok, se io non avessi dato il colpo, quell'ora sarebbe nella scatola intero. Quindi una cosa, allora, violenta. Sì, chi mi ha insegnato questo? Mi ha insegnato questo una grande persona che risolve un sacco di problemi e ci faceva l'esempio quando ci spiegavano questo del fatto che le persone... Allora, andiamo qua, abbiamo problema di connessione qua, vediamo su quale, su STV Studio. C'è proprio il giubbotto. È vero il giubbotto? Esatto. Senti jingling. Andiamo sull'altra, ti stanno chiamando, meglio. Ok. Facciamo finire questo, lo rimandiamo. Ok, per esempio, Roberto Pilia qua chiedeva, il problema si presenta sui provvisori di qualunque linea? Non esiste, linea indistruttibile. Non si vede niente, il torrone di Tonara, sì, quello rompe. Facciamo un altro live, torniamo live, abbiamo cambiato la connessione, go live, c'erano... Eccoci qua, allora siamo di nuovo live, se avete delle domande sul gruppo, ci sono altre 1800 persone qua che vedranno questo video, scrivete. Ci chiedeva Roberto Pilia se questo problema si verifica con le linee, con i provvisori di tutte le linee. Beh, i provvisori sono per tutte le linee, non è che ci sono delle linee... di provvisori indistruttibili o provvisori definitivi? No, non ci sono. Non ci sono. Tutti provvisori i provvisori si rompono, tutti i provvisori si rompono, ma anche tutti i definitivi si rompono. C'era una moda in America dove la gente denunciava che cadeva sui pavimenti bagnati, denunciava McDonald's. Ok, facevano tutti causa. Problema non è chi aveva lavato, eccetera, il problema è che se bagnato lo vedi, non ci passi. Bisogna essere responsabili nella vita, nel senso che se si arriva... avere un problema, delle volte prima che accusare bisognerebbe guardare dentro se stessi e capire sono stato responsabile. Tutto parte dalla responsabilizzare, si responsabilizza come? Con istruzioni come quelle che stiamo facendo oggi. Ci sono dei cibi che quindi non potrete mangiare, ci sono delle cose che non potrete fare come strappare, ci sono delle cose che dovrete invece fare. Cosa bisogna fare con i denti artificiali in bocca tutti i giorni? Igiene, lavare. Igiene fondamentale. Quando noi togliamo le protesi e ve ne ho portate un paio disinfettate, ok, me le avete riportate tutte, ci possono arrivare delle protesi che sono in queste condizioni. Puoi inquadrare, Iana, ok, sono disinfettate tanto, però non l'ho tolto quello volutamente perché voglio che, che voi capiate cosa si può formare, ok. Paziente dice che per esempio fumando gli si macchiano i denti, ci chiama, guarda, ho tutti i denti macchiati, la colpa è nostra o del fumo? Del fumo, non ci fumi con le protesi. Ok, il paziente ci chiama e ci dice che c'ha, che ne so, un impianto in perimplantite, noi togliamo l'impianto e vediamo che tutto attorno c'è attaccato tartaro. Lì non è un problema di marca dell'impianto di inserimento, è un problema di tossine che vanno a un certo punto a infiammare le gengive se ne vanno. Okay. Ci sono delle cose che vanno usate, Iana in questo fa scuola col Jetpick, ci sono degli strumenti meccanici che bisogna usare, che sono gli scovolini, e ci sono dei video sulla SOS Universe, no, sul gruppo, che fanno vedere proprio come bisogna pulire sotto le protesi. I punti dove si pulisce è qua sotto, vedete quest'area scura qua? Qua si inseriscono dei fili, come per esempio il Superfloss, da Oleg ora ci lascia che sta andando a lavorare,
Per superfloss è un filo che si usa, che usano per esempio i ragazzini che hanno l'apparecchio. I ragazzini che hanno l'apparecchio hanno lo stesso problema di chi ha la protesi. C'è un filo che vende la Oral-B, che è questo, superfloss, che ha una parte rigida che si inserisce tra la protesi e la gengiva, poi c'è una spugna dietro questa parte qua, bianca, quella è la spugnetta che va a pulire e si può anche abbracciare l'impianto. Io abbraccio l'impianto con la spugna e lo lucido. Se non faccio questo, lì sotto ristagna il cibo. Okay, ristagna quando mangio, rimane un biofilm, si crea quel biofilm, dà da mangiare i batteri che si annidano là, iniziano poi a produrre gli scarti, le tossine, che sono quelle che fanno poi infiammare le gengive. Una volta che poi quello non viene levato per esempio 10 giorni, si trasforma in pietra, si calcifica, come la cornetta della doccia, si crea il calcare. Il calcare è dovuto all'acidità, al pH basso. Se il pH invece è alto, il calcare non si forma, perché non precipita nei sali di calcio. Com'è che si alza il pH? Si alza col colluttorio. Col colluttorio, quindi il disinfettante ogni giorno, il colluttorio, è il miglior alleato per evitare che il pH scende. E quello ci aiuta a mantenere poi i denti liberi da questo tartaro, perché poi il tartaro, quello, lo spazzolino, l'idropulsore, non lo leva più, non lo toglie più. Per questo serve avere un tipo di design di protesi che devono essere anche facili da pulire. Dobbiamo certo fare dei compromessi delle volte, però qui sotto, nella linea di passaggio tra la protesi e la gengiva naturale, il superfloss ci passa, il filo. Si fa passare, si prende da dentro e con la spugnetta si pulisce. Dopo un tot di anni, 5 anni, la gengiva si può ritirare. Cosa facciamo noi? Svitiamo la protesi, ribasiamo e la riavvitiamo. Cioè colmiamo lo spazio che si forma con una ribasatura, quella che si chiama la ribasatura. Si può fare non solo alle dentiere, ma anche ai denti fissi, avvitati. Andiamo invece su altre fotografie. Questa ve l'ho spiegata. Questi non sono problemi invece. Se doveste avere, per esempio, qua è la gengiva che si è ritirata e ha scoperto la parte metallica della capsula. Ok, questo non è un problema. Questa è semplicemente una porzione della capsula che prima non si vedeva che la gengiva era su. Non vai a rifare, togliere un ponte, tagliare, limare, rifare per una gengiva che ha perso un millimetro. Bisogna proporzionare l'intervento con quello che è il problema. Questo sì, sono capsule queste da togliere e da rifare. Se il paziente rompe lo zirconio, a quel punto gli mettiamo metallo ceramica. Se rompe anche il metallo ceramica, mettiamo metallo. Metallo non lo spacchi. Ci sono le battute in metallo anche. Denti con battute in metallo si fanno. E come se si fanno? Ve li faccio vedere. Denti, battute, metallo. Vediamo. Eccoli qua, in Germania ne fanno tantissimi di questi. Ok, vedete la porzione centrale qua rimane il metallo, dove vanno a contatto i denti di su con quelli di giù. Vediamo se ne trovo degli altri magari a risoluzione maggiore. Niente, non lo trovo, c'ho secondo me problemi di connessione qua. Vediamo se clicco su questa, vediamo, zoomiamo questa è addirittura integrale. Vedete che le ultime le fanno completamente in metallo e qua ci sono le faccette estetiche, la porzione visibile. Questi sono lavori che si fanno su pazienti che sono proprio quelli bruxisti, che macinano tutto, che masticano tutto, quelli che vogliono mangiare le pietre, ok? Ci abbiamo avuto pazienti in passato a cui abbiamo fatto questo tipo di lavori ed erano pazienti particolari, pazienti per esempio che hanno spasmi muscolari incontrollati, pazienti che hanno delle parafunzioni, si chiamano dei movimenti non corretti, quindi la mandibola che ha avuto dei traumi oppure è cresciuta storta la mandibola e comunque va in trauma continuo. L'unico modo di risolverlo è questo, evitare che si crei il problema, mettendo dei denti che sono indistruttibili. Questo, ecco, sono dei denti che però si possono staccare le ceramiche dal metallo. Ok, se uno va a strappare, comunque lì la ceramica si può staccare.
Domande. Se avete domande, ora rispondo a tutte le domande. Posso fare una domanda? Certo. Per il bruxismo. Sì. Una volta che il paziente ha la dentiera definitiva e soffre il bruxismo, può rompersi la dentiera, perché io so che è successo. Sì, sì. Allora, bisogna separare il bruxismo, in realtà... giro perché vi faccio un disegno. Allora andiamo qua, vediamo se qua in diretta, se ci sono pure domande fatele ora perché vi rispondo. Inquadro ora la lavagna così vi parlo di quello che è appunto il bruxismo. Il bruxismo, esistono due varianti. C'è ci sono rotture appunto da bruxismo e da serramento. Allora, denti superiori, denti inferiori. Quando io ho dei movimenti tra arcata superiore e arcata inferiore di questo tipo, questo è il bruxismo. Ok. Lateralità. Lateralità o avente? Sì, questo è il bruxismo. Se io invece ho dei movimenti verticali, questo è serramento. Si risolvono in maniera diversa questi problemi, ma il risultato è lo stesso, nel senso i denti possono rompersi. Bruxismo e serramento mi rompono i denti anteriori? No. Per quale motivo? Perché vi ho detto prima, non sono a contatto quelli anteriori. Ok. Il serramento mi può rompere i denti posteriori? Sì. Il bruxismo mi può rompere i posteriori? Sì. Perché sono movimenti laterali. Se uno fa movimenti anteriori, quelli non toccano comunque. Se io trovo i denti rotti anteriori, cos'è quello? Serramento, bruxismo o strappo? Strappo. Ok, spegni, mi sta ammalando, Iana. Sto serio? Sì, 5 minuti, poi la riaccendiamo. Poi, il serramento, quindi, per capire qual è la soluzione, bisogna andare all'origine. Vi dicevo, non i denti che sono rotti o che vanno rifatti. No, cerchiamo di capire perché si sono rotti. Si sono rotti perché ci sono dei movimenti. Questi movimenti sono dei movimenti involontari, non sono volontari. Cose che fa muovere la bocca, muscoli, ma i muscoli chi li azione? Massetere, pterigoide interno, esterno, digastrico, ce ne sono tanti i muscoli. Il problema è chi li aziona i muscoli, cioè gli stantuffi, chi è che dal... Bravo, ok, sistema nervoso centrale. Possono esserci delle patologie che danno l'impulso al muscolo, quindi muoviti. Pensate al paziente spastico, ok? Va sempre in contrazione, va sempre in contrazione. Supponete un altro motivo che invece può creare l'attivazione dei muscoli per via indiretta è la postura, che dà al muscolo, cioè delle fibre propriocettive che dicono al sistema nervoso la posizione del muscolo, dove sta contraendo. Allora a questo punto il sistema nervoso fa muovere il muscolo. Ve l'ho fatta semplicissima, ma è così. Sì. Se io vi faccio un esempio, se io sto su una gamba tutta la notte, la mattina mi sveglierò con la gamba faticata o no? E l'articolazione? E i muscoli? Certo. Poi mi viene l'acido lattico, ok. Supponiamo che nell'articolazione c'ho due arcate di denti, ok? Sto in continuo bilanciamento. Contrai qua, quello, contrai un po' di più quello, quell'altro, e si muove, e si usura. Quindi la soluzione qual è qua? Nel caso sia la postura, io è qua che devo agire. Nel caso è neurogena, è qua che devo agire. Okay, il bite, così, ma la postura non la risolvo col bite, la postura... Si risolve col bite quando il paziente ha i denti naturali, ma se non c'ha più i denti c'ho la possibilità di fare i denti come dovrebbero essere. Ok, quindi bisogna capire intanto se è bruxismo o serramento. In genere il serramento è un problema posturale. Ok, il bruxismo, lateralità, in genere sono spasmi neurogeni. Gli spasmi di contrazione, ok, sono diversi da quelli laterali. Quelli laterali si attivano, se fate nota, gran parte dei pazienti, io direi che quasi il 90% dei pazienti che abbiamo è bruxista. C'ha problema cioè di postura. Perché?
perché ha perso due ruote strada facendo, quindi il telaio si è storto, ha perso denti, ha avuto capsule prima, ha fatto devitalizzazioni, hanno estratto denti, i denti si sono sventagliati, ha avuto la piorrea, ha avuto tanti problemi. Quasi mai noi abbiamo di fronte pazienti bocche di un bambino di 10 anni che non ha questi problemi, anzi sono macchine che hanno camminato parecchio, hanno preso tanti fossi. Queste sono macchine dove dobbiamo fare il percorso inverso, prima raddrizzare il telaio, alla fine arrivare alle portine e quindi alla parte esterna, ai denti. Quello che bisogna fare prima è mettere dei provvisori, noi in genere li facciamo belli grandi, perché una cosa che si è visto è che il serramento, quindi la che viene dato dalla dimensione della bocca, in genere chi perde i denti la bocca si abbassa e vengono le pliche qua della faccia estriste della bocca che ha perso dimensione. Ok, il viso della persona che perde i denti, qua questa è la bocca, gli vengono delle pieghette qua. La classica bocca vecchietta, poi se io la guardo di profilo, questo è il naso, la bocca va in dentro. Ok, inizia la scucchietta, quella che a Roma chiamano scucchia, inizia ad andare avanti, la mascella, che i denti che c'aveva qui li ha persi, ma se li ha persi cosa succede? Che l'osso va in maniera centrifuga verso dentro, questa l'osso va verso giù ma non va in dentro la mandibola, inizia a apparire il vecchietto come che lo disegnano sempre col nasone, le cartilagini che continuano a crescere tutta la vita come le orecchie. Berlusconi ce li ha grandi o piccole le orecchie? Ce li ha grandi, perché le cartilagini sono l'unica parte che continua sempre a crescere. Ma il vecchietto ha sempre questa faccia a luna. Ok. Quello che dobbiamo fare noi è colmare questo spazio con arcata superiore e arcata inferiore, ridando sostegno ai tessuti molli, quindi le labbra, dobbiamo riempire questo spazio, ma abbiamo la possibilità di, queste sono separate, non è unite, possiamo rialzare la bocca. Quindi noi andiamo sempre, partiamo da dei provvisori belli pieni, belli grandi. Grandi, il paziente ci dice, ma io ho i dentoni. Normale questo, sì, perché se no li rompi. Ok. Anni fa ho capito che se noi raddoppiavamo le dimensioni avevamo meno problemi di rotture, per quello che dicevamo prima, perché avevamo poco tempo, dovevamo già fare tante cose, ok, facciamo i denti più grandi, tanto male che vada non sbagliamo, il paziente non rompe e risolviamo il problema articolare perché abbiamo come fatto il bite. Da quella dimensione possiamo solo togliere, ok, difficile invece aumentare dopo. Se lui già si vede con i dentoni, poi li facciamo i definitivi come devono essere, dice wow, belli, più facile. Invece partiamo con i provvisori che sono delle gambe di legno, okay, che sicuro belle grosse, tutte piene, non hanno snodi che possono cedere, fino ad arrivare a un'educazione col tempo. Io gli dico sempre, se si rompe il provvisorio al paziente, è meglio non aggiustarlo. Tutti quei mesi zoppo imparerà a non saltare poi dopo con i definitivi, è educativo quello. Quando invece noi risolviamo subito il problema, quello risalta. E fa parte della terapia quello, fa parte l'educazione all'alimentazione, a come va usata la protesi, la simulazione, fa parte della terapia, come l'educazione anche all'igiene chiaramente, ma più di problemi che noi abbiamo non è tanto l'igiene ma sono le rotture. Le rotture e carenza magari di educazione, perché tutti ti dicono che sono denti come nuovi, ti diranno che avrai di nuovo i denti naturali, avrai di nuovo i denti come una volta, una ceppa, e sono delle protesi artificiali quelle che avrai, e se ti pubblicizzano che sono delle protesi artificiali, dici ah, quella cosa mi devo mettere, ok? E se invece è molto più bello fare una foto di una persona che non ha problemi e dire ecco, questi sono come saranno. No, quelli sono denti naturali, non sono denti artificiali. Faccio le parentesi sempre, torniamo indietro. Allora, abbiamo detto che la postura la posso risolvere in questa maniera, andando non a mettere il bite. Tutti mi chiedono il bite non si mette. Se c'è bisogno del bite, ok, è perché c'è una parafunzione nervosa. Ma se noi abbiamo risolto aumentando la dimensione della bocca, e non sempre ci azzecchiamo, possibile che non ci azzecchiamo, ok, se vediamo quello, cosa soluzione? Allora lì sì, cambiamo un'arcata delle due, la facciamo più lunga. Vediamo quale di quelle, ma parliamo di compensi di 3 mm, sono piccole cose, che però in bocca sono tante. 3 mm ti possono cambiare di gran lunga poi la stabilità. 3 mm dove?
3 mm nella parte posteriore, ricordate la bocca è come una forbice, una cerniera. Ok, un millimetro qua so 2-3 mm anteriori. Ok, quindi significa aumentare parecchio qua davanti. Altre cose che possono causare le rotture sono durante la masticazione un allineamento errato del piano dell'occlusione. Ok, la bocca si può, cioè i denti della bocca sono orientati secondo dei piani. Cioè la mandibola si muove, è l'unico osso del cranio insomma che si muove. Questa è la bocca e qua sotto abbiamo la mandibola che è legata, connessa al cranio. Questa si muove così, viene in avanti, anzi prima scende poi va avanti, è un movimento composto questo che fa, può anche andare in lateralità, in basso, anche davanti la posso portare. Questi sono i denti superiori e questi sono i denti inferiori, ok? Il parallelismo, quindi il piano in cui loro si trovano rispetto ai movimenti che loro possono fare, può essere così, ma può essere anche così. Per esempio, io gli metto i denti così, ok, bravo. Questo può portare a delle rotture. Oppure se guardo il paziente davanti, i denti possono essere così, ma possono anche essere così. O così, ok? Oppure il paziente può avere i denti dietro così, questo è errato proprio. C'era un paziente che ha avuto un orientamento errato proprio, lì hanno sbagliato perché semplicemente quando abbiamo messo nella forchetta, che è quella su quale lavora il laboratorio che si chiama l'articolatore, qua si mette il gesso con i denti sul quale sta lavorando. Ok, esistono due tipi di questi, si chiamano articolatori, li avete visti in laboratorio, sono quelle che aprono e chiudono, dove montano i denti, vedete come sono i denti? I denti sono così, sono su questo gesso, si lavora in laboratorio su questo gesso e questo poi monta sotto sulle forchette che simulano i movimenti della bocca. Ok, esistono di due tipi queste forchette, che già... che sono orientate sulla linea dell'orizzonte oppure che sono orientate su una linea che si chiama il piano di Camper che va a unire il naso, la punta e la spina del naso con l'orecchia. E gli acufeni non c'entra con la... Possono dare, ma è raro, proprio parliamo di raro. Quando uno ti dice che... quando derivano da quello, ti dicono che derivano da quello è perché non ha saputo fare la diagnosi bene. Rarissimo proprio. È difficile. Possibile, ma è raro. Possono essere più problemi metabolici gli acufeni, non problemi articolari. Si fa quel controllo per escludere che sia anche quello, nel senso facciamo una serie di indagini. Questi articolatori, se noi impostiamo dei valori, per esempio su un articolatore orientato sul piano dell'orizzonte e io lavoro con i denti qua sul piano dell'orizzonte, i denti li devo mettere paralleli a questo. Più delle volte noi lavoriamo invece con articolatori che vanno compensati i lavori e quindi vanno inclinati di certi gradi. Cosa succede se io lavoro questo sull'altro articolatore? Quando poi lo metto in bocca invece è dritto. Okay. Una piccola svista delle volte di laboratorio può arrivare a creare questo. Lo vedo in bocca, vedo i molari e dico no, qua è sbagliato il piano. Vado, faccio le mie verifiche, sì, era sbagliato, era sulla linea dell'orizzonte. Il problema era il paziente che aveva un problema fonetico grave, proprio non riusciva a dire certe parole perché gli incisivi risultavano molto più corti perché era stato ruotato il piano. Allungandolo, cioè correggendo il piano, invece gli incisivi diventavano più lunghi e quindi l'aria prendeva quel percorso che fa uscire correttamente la S soprattutto, perché la S non vanno a toccare i denti, però se la S la dico a bocca aperta che sono in su, la S c'ho lo zappolo, la zeppola in bocca. Alcuni problemi possono, è importante fare la balistica quando c'è un problema, capire da dove è arrivato il problema, altrimenti brancoliamo nel buio. Risposta alla domanda. Ok. La sindrome dell'ATM. Temporomandibolare che magari è dovuta a una cattiva masticazione per mancanza dei molari, magari i molari che sono stati tolti poi rimessi magari successivamente. Sto facendo un lavoro di protesizzazione ben fatto e che verrebbe a diminuire la sindrome dolorosa
sia da soprattutto d'apertura durante la masticazione. Sì. Allora, bisogna... Insomma, lì sicuramente avrà... Sì, 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 sì. Io vi dico che una delle persone più ferrate che c'è in questo è un collega, che tra l'altro verrà anche qua a fare dei corsi, che... Marcello, vabbè, non vi anticipo troppo, però è una persona con cui veramente mi interfaccio bene, perché l'ATM proprio è una... almeno 3-4 libri per parlare, sì, di ATM, esatto. Perché ci sono tanti tipi di problemi che possono arrivare all'articolazione. Sì. Possono essere traumatiche, possono essere anche lì metaboliche, possono essere problemi dovuti a denti che sono stati persi o denti che sono stati rifatti corti. Ok, denti bassi è come se al paziente lo costringo in una posizione e poi gli esce il disco articolare dalla schiena. Certo, stando tutta la vita curvo così che non può raddrizzarsi perché tu gli hai messo una fune che lo lega, certo gli viene poi l'ernia. Il principio è lo stesso dell'ATM, il principio è lo stesso, sono le basi ossee tra i quali c'è un disco cartilagineo che se si muovono, cioè se vanno in un rapporto scorretto, il disco articolare si sposta. Il problema è che il disco articolare è tenuto in sede da degli elastici, okay, delle fibre elastiche. Se quelle fibre elastiche stanno in tensione a lungo, che succede agli elastici? Si slabbrano. A un certo punto il disco rimane là, non viene più ricatturato. Può essere transitoria la situazione quando noi vediamo che il paziente gli mettiamo i denti più alti, perché poi la soluzione è sempre il bite, ok, significa quindi far rotare la mandibola e il disco viene ricatturato. Se non viene più ricatturato non si può fare nulla. Se invece il problema non è dovuto agli elastici, quindi alla posizione del disco, ma è dovuto per esempio a malattie reumatiche che vanno a mangiucchiare, a far deteriorare il disco si consuma, può arrivare addirittura a essere bucato il disco, non si può rigenerare. Non lo risolvi neanche col bite. E quello in genere è un paziente, mentre com'è che faccio a capire qual è l'uno o qual è l'altro problema? Se io metto qua un fonendoscopio, quello che si usa per sentire i battiti, sì, cardiaci, faccio aprire e chiudere. Se sento click, clack, quello è un problema di elastici. Se invece sento quelle sono aderenze. Aderenze significa deterioramento del disco proprio. All'inizio si creano dei cristalli, poi quei cristalli diventano sempre più grandi, sinché apri, bucano il disco. L'unica cosa che si può fare lì, la verità, chirurgia, ma non lo so perché entro in un settore che non è il mio. E lì c'è invece Marcello Melis che si occupa solo di questo, che lui ci farà tante lezioni, farà anche training su cose più avanzate. Lui ha studiato America, ha fatto Boston, solo articolazione, un dentista che fa solo articolazione, ed è una cosa veramente varia. E ha letto la nota e dico, ok Marcello, ma come risolvi? Bite, tutti il bite, alla fine mi ha detto i denti più alti, poi se non risolvi alla fine la terapia è sempre quella, rialzare. Se non risolvi significa che ormai è passato troppo tempo e non riesci più a recuperare. Quindi la domanda era, con la protesi posso risolvere il problema? Sì, ma non sempre. Dipende da quanto tempo è passato, quanto è stato il danno. Okay, perché è come i denti, no? Inizi che c'è la carie e fai l'otturazione, dopo l'otturazione fai un'altra otturazione che si è ricariato. Poi fai, se quella otturazione è profonda, fai che cosa? Un intarsio, poi arrivi al nervo, lo devi devitalizzare, ok? Qua ce la devi... Dopo la devitalizzazione può andare male, fai il ritrattamento. Se il ritrattamento va male, l'impianto. Se l'impianto va male, fai un altro impianto con innesto di osso. Se anche quello fallisce, zigomatico. Zigomatico oppure tecniche non convenzionali, impianti sotto peristei. Noi lavoriamo qua, ok? Noi lavoriamo in questa fetta qui. È facile avere problemi anche articolari qua. Il più delle volte noi abbiamo problemi che vengono risolti da questa roba qui. Se non si risolve, rialzando i denti, già iniziamo la terapia facendo i provvisori belli grandi. Quindi i pazienti che chiedono perché sono grandi i denti, gli dovrei fare un'ora di lezione. Allora, Sabina Buondini, stai parlando in definitivo con i provvisori, il medico...
Idropulsore, nel frattempo in potere consigli per la pulizia. Per la pulizia, allora chiedono i consigli dove sono, li trovate sul gruppo, sulle unità di studio andate e lì trovate i consigli per l'igiene. È una bella lezione che spiega esattamente come vanno puliti i denti con l'igiene meccanica, olio di gomito e chimica, il colluttorio, il probiotici, scovolino e igiene meccanica. Più pulisci lingua, anche la lingua. Paziente che ha la piorrea, il più delle volte ha la lingua fissurata. Una volta avevo chiesto al dentista così, mi ha detto, ma a livello di mucosa della bocca possono essere irritative o esistono dei colluttori particolari? Guarda, io sono da un mese ora che sono passato all'Listerine perché ho finito quello, il Dentosan che usavo prima, ho preso l'Listerine, sono un mese con i bruciori di, con il reflusso gastroesofageo. Ok, perché comunque qualcosa va giù sempre, invece l'altro lo tollero di più, l'altro, però alla fine la differenza tra l'Listerine, Dentosan e l'altro, come deve essere? Allora, la frequenza ogni volta che lavi i denti dovresti usare il colluttorio. Ok. L'importante è che non passano più di 12 ore da quando tu hai usato il colluttorio. Poi esistono diverse gradazioni, per esempio quello alla clorexidina, cioè allo 0,05, il più leggero allo 0,12, allo 0,2. Chirurgico, dopo la chirurgia massimo 7 giorni con quello 0,2. Con quella allo 0,12 massimo un mese, che è quello intermedio. Quelli basici, ed è, sì. Comunque, perché poi no, è lo 0,05, quello 0,05. Base. Quello lo puoi usare tutti i giorni, sì. Anche due volte al giorno e non ti crea problemi. Quella alla clorexidina. Invece il Listerine, che è equiparabile a quello 0,05, il più leggero, è un po' più forte. Okay. Se io sono uno delicato di stomaco, ti dico, l'altro non lo tollero, questo non lo tollero, perché c'ha, ce n'è o su base alcolica, l'hanno fatta anche su base non alcolica, però non so, il principio attivo che è un po' forte, viene in bruciore, è forte quello. Invece l'importante è che ci abbia il disinfettante dentro, ma il disinfettante per sé non è forte, cioè la clorexidina non, è quasi in sapore, è l'eccipiente che ci mettono dentro che pizzica, che è forte, che da, su base alcolica poi te lo sconsiglio, ok? Se poi uno fuma, usa tutti i giorni su base alcolica, è meglio di no. Anche perché vasodilata poi. Può irritare parecchio, ok? Irrita. Sì, irrita no. Parecchio. Meglio andare, alcuni pazienti usano l'acqua ossigenata, il più forte colluttore è l'acqua ossigenata, pura. L'acqua ossigenata noi la consigliamo quando uno ha ascessi, quando uno ha delle ferite che non guariscono, ok, massimo 5 giorni però con l'acqua ossigenata. Quella ti sterilizza tutto, dopo se la prendi per 7 giorni alteri addirittura il gusto, perché cambia, azzera tutta la flora batterica della bocca. È un potente disinfettante, se noi siamo pieni di batteri in bocca, certo. Ma il gusto che noi abbiamo, che proviamo, viene gran parte dalla flora batterica che abbiamo in bocca. Ma questo sempre nei pazienti, normalmente l'igiene orale va bene, ma nei pazienti soprattutto che si sono sottoposti a protesi, chirurgia, no, a chirurgia. Protesica. Se uno fa la protesi è meglio la clorexidina. Sì. Ok, facciamo un saluto, altre domande? Un'altra domanda. Un'altra scusa, sì. Poi ma l'eccessiva sterilizzazione potrebbe ridurre le difese immunitarie a livello del cavo orale, visto che esistono anche dei germi saprofittici che normalmente esistono, insomma, nell'intestino, esistono nelle... Il problema non sono i batteri, il problema è substrato. Sì, ok. Sì, sì. Io quando vedo i cinesi, i giapponesi con le mascherine in giro, i batteri ci sono dappertutto. Sì. Il discorso è fare un'alimentazione corretta, essere in salute, essere sani. Forse più che altro problema per le polveri, dottor. Più che altro per pensi che non le mangi uguale? Ormai le stai mangiando uguale. Loro mi dicono le otturazioni, per esempio, al mercurio. Ma sai quanto mercurio c'è nel pesce? Sì. Che mangiamo? Altro che le otturazioni. Ok, no, nel tonno. Sai quanto mercurio c'è nel tonno? No. Quindi la domanda è se può l'eccessivo uso di colluttori, per esempio, andare a alterare, a dare... Il pH della saliva? No, non si altera. L'importante che è cosa? L'igiene meccanica unita a quella. Se io faccio solo colluttorio senza l'igiene meccanica non serve a nulla. O se faccio solo l'igiene meccanica senza il colluttorio non ho chiuso il cerchio.
non ho risolto nulla. Cioè è importante capire che deve essere fatto tutto. Non deve essere, è come quando curiamo la bocca, lasciamo, che ne so, la parte di sotto con i cadaveri e sopra facciamo i denti. C'è il rischio che i cadaveri poi contagiano gli impianti sopra, certo. O ti curi tutto o è meglio non iniziare, non fai la parodontite, per esempio il curettage. Chi di voi ha mai fatto il curettage? C'è qualcuno che gli hanno proposto di raschiare, pulire le radici? Molti pazienti magari sul gruppo hanno fatto il curettage, ma non hanno fatto l'antibiotico, non hanno fatto l'analisi dei batteri, ha preso l'antibiotico specifico, non hanno magari mai usato il pulisci-lingua. E poi va fatto ogni 3-4 mesi, magari lo fai una volta e basta, non serviva a nulla, tanto valeva non farlo, perché è una cosa che va fatta tutti i giorni. Cioè se io vado in palestra e faccio tutti gli strumenti sta settimana un giorno, poi mi lamento ma non mi sono usciti i muscoli. Ok, ci devi andare tutti i giorni, ci devi andare. E devi fare, poi magari mi lamento, faccio sempre bicipiti, non mi escono quelli delle gambe. Se voglio gambe devo fare gambe, se voglio poi dimagrire non basta la palestra, devo anche non bere la birra la sera, cioè, devi fare tutto, non basta solo andare in palestra e poi mangi la barretta energetica, in più pranzi e ti bevi la birra tutte le sere. Però in palestra ci vado, dottore, lo spazzolino l'ho usato. Ho mangiato la barretta energetica, quindi C'era mio nonno che lui si lamentava che mangiava le barrette e non dimagriva, perché pranzava e poi mangiava anche la barretta, pensava che era quella che lo faceva dimagrire. Io faccio un saluto allora a tutto il gruppo, chiudiamo una lezione che secondo me è stata importantissima, ovvero si possono rompere i denti definitivi, i provvisori, certo si possono rompere tutti i denti. La soluzione per non rompere i denti, evitate di romperli. Ok. Ciao a tutti, un saluto a tutto il gruppo.